Le città capoluogo pensino ai grandi progetti, lo ha detto nel corso di un incontro a Pescara il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso. E sempre D'Alfonso ha chiamato nel pomeriggio a raccolta tutti gli operatori turistici, individuando il cosiddetto Consiglio regionale del turismo quale luogo permanente di confronto su progetti da concretizzare. Buonasera, la cronaca in apertura con la lotta alla ricettazione, denunciati in due distinte operazioni a Martinsicuro ed Alba Adriatica nel Teramano per ricettazione, violazione della legge sull'immigrazione e uso di documenti falsi, due albanesi irregolari. A finire nei guai sono un 25enne e un 28enne. Ad Alba Adriatica i carabinieri del radiomobile hanno controllato il prima extracomunitario, ospite di un connazionale. In uso allo straniero è stato anche trovato un ciclomotore Kimco risultato rubato nel 2013 a Roma. Il proprietario aveva presentato denuncia di furto presso un commissariato di polizia. L'albanese è stato denunciato per ricettazione e dovrà presentarsi in questura per essere espulso. A Martinsicuro invece è stato denunciato un altro albanese, era senza documenti e ora arrivato in Italia da clandestino. Non solo è stato trovato con una patente di guida falsa abilmente modificata, per questo oltre alla denuncia di ricettazione è stato denunciato anche per mancanza di esibizione di documenti e uso di documenti falsi. Ancora cronaca, due italiani sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Civitella del Tronto con l'accusa di tentato furto aggravato in concorso. Nella notte tra il 20 e il 21 settembre scorso, i due di 48 e 43 anni, rispettivamente di Civitella del Tronto e di Sant'Egidio alla Vibrata, si erano introdotti in un cantiere sulla statale 81 a Civitella del Tronto, in prossimità del Ponte dello Stregone, per appropriarsi proprio di un rullo compressore vibrante utilizzato per la costruzione di strade. Ha notato un televisore uguale al suo trasporto in strada da due giovani. Gli è venuto il dubbio che potesse essere effettivamente il suo e quando ha capito che era così è corso dietro ad uno dei due e lo ha fatto arrestare dal personale della squadra volante. Il ladro è un pescarese di 23 anni mentre il suo complice non è stato identificato essendo fuggito in bici. Il furto è avvenuto in un appartamento situato in via Nazionale Adriatica Nord dove è stata forzata la porta. Il bottino è un televisore da 32 pollici che è stato riconosciuto dal proprietario dell'alloggio mentre veniva portato via. L'uomo ha subito telefonato all'affittuario, il quale ha detto di non essere in casa, per cui il proprietario della casa ha raggiunto l'appartamento e ha visto che la porta era aperta e la TV era sparita e ha cominciato ad inseguire il ladro servendosi dell'auto. Nel frattempo ha contattato il 113 consentendo agli agenti di bloccare il 23enne e poi successivamente di arrestarlo. Cambiamo completamente argomento, l'avete sentito dai titoli, le città capoluogo pensino ai grandi progetti, lo ha detto a margine di un importante incontro a Pescara il governatore della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso. Vediamo. Alcuni grandi progetti da individuare nelle quattro città capoluogo con una legge ad hoc per l'Aquila da inserire nella legge finanziaria. È l'idea del presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso per valorizzare i territori e mitizzare le città abruzzesi con interventi di sistema. L'esecutivo regionale si è riunito a Pescara insieme alla giunta comunale, si sono confrontati alla presenza del sindaco Marco Alessandrini, concordiamo un'agenda e ogni due mesi fissiamo la verifica della progressione del lavoro, ha auspicato D'Alfonso. Le questioni sollevate dal sindaco Alessandrini vanno dallo sviluppo delle infrastrutture e quindi dalla richiesta di agibilità permanente del porto al piano regolatore portuale. Sollecitazioni che sono anche arrivate per alcuni beni demaniali di proprietà regionale, come l'ex COFA, l'ex FEA, quindi per l'area di risulta. Alessandrini ha avanzato la necessità di un rappresentante del territorio nella saga. Inoltre è stato chiesto al Presidente di sollecitare il Ministero dello Sviluppo Economico in ordine alla candidatura e anche di Pescara per il progetto Zona Franca Urbana. E un particolare accenno è stato posto anche alle questioni legate alla sicurezza del territorio. Dal Comune di Pescara è anche arrivata la richiesta di attivazione delle procedure per il riconoscimento di Pescara città metropolitana per il sociale. Il Presidente ha dato assicurazione dell'impegno e della vicinanza della regione alla valorizzazione delle città, in particolare sull'ex COFA, per la cui demolizione si conoscerà a giorni il contraente. Il Presidente ha chiarito che la nostra volontà è quella di conferire patrimoni alle città secondo un ragionamento culturale. Diamo risorse umane, risorse patrimoniali, perché su questi beni le città producono il miglior progetto possibile di scuotimento intellettuale migliore. Il Comune debba fare su questo anche in linea con una condotta.
E rimaniamo sempre a Pescara perché dopo 5 anni torna in città il Premio Nazionale per la Legalità e l'Impegno Sociale e Civile, dedicato da 22 anni alla memoria di Paolo Borsellino. Il fresco profumo di libertà, questo è il tema della 19ª edizione. Il programma dei 10 giorni della rassegna, dal 15 al 25 ottobre, è stato illustrato stamane dal sindaco di Pescara Marco Alessandrini, Oscar Bonamano, coordinatore del premio, Gabriella Sperandio, anche presidente dell'Associazione Falcone e Borsellino. L'iniziativa prevede incontri nelle scuole, testimonianze, proiezioni di film, documentari, ma anche presentazioni di libri e spettacoli teatrali. Una notizia di cronaca arrivata poco fa in redazione: è stato ritrovato dall'unità cinofila e dalla squadra di terra dei Vigili del Fuoco Biagio Cacciatore, il 43enne di Castilenti, scomparso da venerdì e le cui ricerche sono scattate proprio ieri. È stato ritrovato in buone condizioni di salute, per fortuna, ma un po' disorientato in una zona aperta appena Sant'Andrea. Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza del 118 che stabilirà se sottoporre l'uomo ad una visita medica all'ospedale di Teramo. I familiari avevano presentato denuncia alla questura di Pescara e poi le ricerche sono state coordinate dalla prefettura di Teramo. E trasferiamoci nuovamente a Pescara, ma questa volta per occuparci di turismo. Infatti non ci sono ancora i numeri, dobbiamo costruirci interessanti attrattivi, dobbiamo strutturare una notorietà come ha fatto la Regione Marche, senza sbagliare nulla. Il presidente della giunta regionale con delega al turismo, Luciano D'Alfonso, ha chiamato nel pomeriggio a raccolta tutti gli operatori turistici, individuando il cosiddetto Consiglio regionale del turismo quale luogo permanente di confronto sui progetti da concretizzare. D'Alfonso inoltre ha chiesto di stabilire anche con rigore che così non va sul piano dell'attività turistica. 60 milioni di pensionati americani vorrebbero trascorrere del tempo in Abruzzo, ha affermato il presidente, e questo ci convoca a preparare questa regione sul piano dell'accoglienza. Il presidente però ha più volte ribadito la nettezza dei ruoli in campo: quello istituzionale, che recupera risorse elaborate e anche le norme, e quello degli operatori, chiamati invece ad essere creativi e a costruire una notorietà, come anche accaduto in Puglia. Il presidente ha poi ricordato i passi fondamentali compiuti nei suoi primi 100 giorni di governo in favore del comparto, anzitutto la balneabilità del mare grazie ai 171 milioni di euro per l'efficientamento alla depurazione, quindi la concentrazione per i contratti di fiume, perché questi siano elemento di potenza e di preferibilità per l'intero Abruzzo. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio agli altri programmi della rete, grazie per averci seguito, buona serata.